have the documents, Karen. What the hell? How difficult would it be to reprogram the drone? Joseph. Here it comes. There's an armed phantom and he's coming right for us. He fired one. Missile at 5 o'clock. F-15 is at 10 o'clock. What do I got to lose? The bathroom's broken. Emergency systems. I have the best seat in the house. Give us some help. Ultimo capitolo della saga di Airport. Questa volta come protagonista vediamo Joe Patroni, interpretato da George Kennedy, che l'abbiamo visto in tutti i film evolversi fino a pilota. Lo rivedremo nella saga di Una pallottola spuntata. Regia, in prevalenza più televisiva che cinematografica. La sceneggiatura del sabotaggio del Concorde risulta essere fiacca e banale, puntando non più sul catastrofismo, ma tutto sul thriller. Ritmo oscillante, unico pregio sicuramente sono gli effetti speciali che sono leggermente migliorati rispetto agli altri capitoli. Per concludere, un finale fin troppo prevedibile e scontato. Il Concorde, giunto da Parigi all'aeroporto di Dallas a Washington, sta per ripartire diretto alle Olimpiadi di Mosca, ove perverrà previa tappa alla capitale francese. L'aereo sarà nelle mani dei comandanti Paul Metrand, francese, e Joe Patroni, americano. Avrà come ufficiale di rotta Peter O'Neill e come hostess principale Isabelle, in via di riappacificazione con Paul. Sullo stesso aereo prendono posto sportivi uomini d'affari e la giornalista Maggie Whelan. Questo involontariamente segna il tragico destino dell'apparecchio e di coloro che vi trovano sopra. Dunque, dichiaratamente ispirato al film dell'omonimo titolo, basato quindi sulla ormai usuale parata di tipi o campionari hollywoodiani dell'umanità destinati a rischiare la morte in un ciclopico disastro, questo colosso ha di nuovo il meraviglioso Concorde e il movente criminale come origine della tragedia. Di fronte a prodotti del genere, le ironie sono il pezzo forte, ma troppo facile, dei critici. Onestamente, noi del nuovissimo Millefilm crediamo che sia più giusto accontentarsi di individuare ciò che il regista e i produttori hanno inteso offrire. Chiedersi se sia sufficiente
per motivi l'acquisto di un biglietto d'ingresso e se la promessa sia stata mantenuta. Ora la scelta del Concorde e il giallo dello scontro Kevin Maggie spostano chiaramente l'interesse, o perlomeno lo ampliano, dei film precedenti in cui lo spettacolo era masochisticamente impostato sulle brutalità di una catastrofe. Qui, a nostro avviso, i momenti di terrore e le stesse vicende private sono secondari rispetto alla documentazione sulla meravigliosa macchina messa a punto dall'industria anglo-francese e sulla evoluzione delle avventure provocate dai cinici attentati dell'industriale che non bada a mezzi pur di nascondere i suoi delitti. Nulla di trascendentale, certo, ma onesta materia di spettacolo accurato e grandioso. La realizzazione questo lo offre e nel pubblico non pochi si accontenteranno. È giusto anche aggiungere che nel complesso le figure presentate offrono una visione ottimistica dell'uomo.